Buonasera Beppe Marconi. Ciao. Avevi voglia di un po' di verde, questa sera mi hai portato al Duomo. Guarda, è bellissimo veramente, questa scala del Duomo, per noi che vogliamo vendere la città ai turisti è veramente eccezionale, perché facciamo capire che siamo molto industriosi, perché, vedi, facciamo la nascita dappertutto l'Europa, qui potremmo farci un bel orto invece della scalinata, guarda. Questi che punge? Non è possibile, io dico, ma che immagine diamo la città? Ai turisti che vengono. Le scale sono messe già un pochino male di su. Poi adesso ci cresce un po' di tutto. Ma veramente, veramente pietosa questa situazione. Per i turisti che vengono sembrano andare chissà dove. No, non è sicuramente una scalinata degna di un monumento come le nostre spalle, del Duomo, dove c'è costituita anche l'immagine della Madonna del Conforto. E vedere questo sconforto qui fuori, guarda, è veramente unico. Non lo so. Di solito ultimamente le cose che segnaliamo vengono risolte, questa è una missione più complicata del solito, perché intanto chi è che le dovrebbe tagliare? Il comune? Ma penso proprio di sì, non so se proprio dare la cura qui, penso proprio di no. Penso che il comune dovrebbe pensarci, perché nel posto più in della città, nel cuore della città, vedere questa situazione è veramente desolante, dai. Siccome, vieni che c'è il nostro amico Roberto. Che lui dai. Tu che di giardini, ma delle idee te ne intendi? Che ne pensi invece del giardino qui? Che ne penso? La mattina mi alzo presto e vado al lavoro prima delle 7. La città non la riconosco, devo dirti la verità, è piena di bottiglie, di cose. Il primo pensiero è che abbiamo perso proprio il senso di civiltà e il rispetto dei beni comuni, perché le cose di tutti sembra proprio che siano lì per essere distrutte. Quindi è colpa più della gente che di chi amministra. Di noi stessi, sì. Chiaro, l'amministratore è la fotografia del popolo che viene amministrato, però ecco, vedere le cose in terra mi disturba tanto. Perché poi le cicche, eppure ci sono i contenitori delle cicche, ci sono i cestini da tutte le parti e niente, bisogna buttare le cose in terra. E questa scalinata, io abito, come sapete, a pochi metri, è lo specchio di quello che sta succedendo adesso, no? Nel senso, la noncuranza della bellezza che ci gira intorno. Ha ragione. Ma sono d'accordo perfettamente con lui. No, veramente, detto questo, ripeto, è l'immagine che noi diamo ai turisti di questa città. Vogliamo venderla, vogliamo il turismo, e questo è il risultato. Come fai? Non è assolutamente possibile. Siamo i soliti botoli ringhiosi. Assolutamente. Non è assolutamente possibile poter pensare. Poi un'altra cosa, gira la telecamera. È inutile mettere i segnali quando poi nessuno fa rispettare. Si comincia con le auto parcheggiate. Io sabato scorso ce l'ho messa qui perché dovevano essere esposte, me l'hanno fatte togliere quasi immediatamente i vicini urbani. Non ho capito io perché nessuno, questa incuranza assoluta, cioè questo manifreghismo, non gliene frega niente a nessuno. Anche quei cartelli. Tanto le multe non gliele fanno. No, Marconi, io ci abito in ZTLV, le multe lì arrivano, però ti posso dire, abito in quella zona nel quale si entra solo in fasce ristrette. All'epoca anche della tua amministrazione, quando è stato fatto riunioni, io ho votato, giuro, perché il centro venga assolutamente bloccato alle macchine, perché è una cosa ridicola vedere automobili in borgonte, eccetera. Cioè, bisogna creare degli spazi dove si parcheggia e poi si viene a piedi. Il libero accesso è solamente alle persone che hanno. Però si lamentano che poi con la ZTL completamente chiusa durante il giorno si spopola il centro, non ci abita più nessuno. Ma non è vero, se vai in Europa le grandi città sono chiuse questo al centro. Non è vero. Cioè, scusami, io cammino da via Giotto, arrivare quassù ci si mette 20 minuti, attraversare da via Giotto a via Fiorentina in 35 minuti a passo tranquillo ce la fai. È una passeggiata piacevole, oltretutto hai anche delle strade che puoi fare alternative da via Montefalco dietro. Ora mi vuoi dire che da via Erbosa il sabato per fare una girata in centro bisogna venire a mettere la macchina all'Eden? Dai, è un fatto culturale. Spostiamo questa cosa qua, creiamo dei parcheggi veri scambiatori gratuiti, invogliamo le persone ad arrivare a ridosso della città e poi camminarla. È bellissima camminarla. Sono perfettamente d'accordo. Con la parola gratuito hai avuto però un titolo. No, cosa gratuito, hai visto come è diventato? Diventa un po' pesante la situazione. Però faccia schifata. No, ti volevo dire, ora mi hai fregato, no? Dai. Quello volevo dire. Cosa volevi dire? Ah, volevo dire che la gente oggi se va al bar a prendere il caffè, se non entra nel bar con la macchina, il caffè non lo prende. Guarda, ma poi l'esempio di via Fiorentina, per la svolta sinistra si deve spendere milioni e milioni di euro dei soldi dei cittadini, perché alcuni commercianti hanno chiesto la svolta in sinistra di via Fiorentina. È veramente vergognoso quando pensi che venendo da Casentino basta fare la rotatoria lì davanti al centro affari e per andare verso via Fiorentina
dalla parte opposta, basta un attimo entrare e girare in via Fiorentina, poi indietro. Quindi si spende milioni di euro per un'opera inutile, secondo me. Sono contenti così. Sono contenti così. Riflettiamo sulle parole di Roberto, grazie. A voi, grazie. A presto, a voi. Ciao, a domani. Ciao.